Hai bisogno di crediti? Vai su Vipcoins FIFA, troverai il codice, coupon e link qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, io sono Giovispo dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Danilo, terzino brasiliano del Porto in questa versione SIF, second in form, con 81 di rating. A parer mio questa carta potrebbe ricoprire tranquillamente anche il ruolo di attaccante di centrocampista, perché ha un buon tiro ed è buoni passaggi per un terzino ed altre cose buone che scopriremo in questa review. Andiamo dunque ad analizzare più nel dettaglio questo giocatore, questa carta, partendo dalla sua velocità. Sulla carta ha 84 con 81 accelerazione e 86 velocità scatto, ha una velocità massima molto buona ed uno sprint iniziale buono. In pratica, se non riuscirà a raggiungere subito gli avversari, ci riuscirà grazie alla sua velocità massima. Il suo dribbling è molto buono, abbastanza agile e con un buon controllo palla. Sulla carta ha 81 di dribbling con 81 agilità, 65 equilibrio, 83 riflessi, 83 controllo palla e 82 dribbling. Probabilmente l'unica cosa meno positiva tra virgolette è il suo equilibrio, perché una volta su tre tende a cadere nei contrasti o nel tirare o nel passare. Per essere un terzino sa tirare abbastanza bene, la cosa che più mi è piaciuta è la sua potenza tiro, 91 sulla carta, che in game viene rispecchiata a pieno perché tira in maniera potente, anche se alle volte è impreciso. Ma non ci si può aspettare nulla di più da un terzino ed è in grado anche di finalizzare in maniera discreta. Sa anche battere dei buoni rigori e dei buoni calci piazzati, sia calci d'angolo che punizioni. Il suo work rate alto-medio si unisce all'84 di piazzamento e questo lo spinge ad avere una posizione più avanzata di un terzino, quasi come un esterno, e ciò mi capitava molto spesso. Ad esempio, vedevo che avanzava di più, superava molto il centrocampo, la linea del centrocampo. Sa difendere in maniera ottima, ha un contrasto ed una scivolata davvero ottima. Personalmente credo di non aver mai fatto fallo con Danilo Sif, perché era molto bravo nel contrastare sia in piedi che in scivolata gli avversari. E poi più volte capiva le intenzioni dell'avversario e intercettava il pallone, riconquistando il possesso palla. Sulla carta ha 88 di intercettazioni, 82 marcatura, 86 contrasto e 87 scivolata. Per me la marcatura non è proprio il suo forte, ma in generale in fase difensiva è ottimo. Ha anche dei buoni passaggi, in generale mi sono piaciuti tutti i tipi. Forse una piccola pecca è la sua visione, perché alcune volte non riusciva a passarla bene al compagno, forse perché la passava alla cieca, senza guardare effettivamente a chi passarla. Sulla carta 81 di passaggi con 76 visione, 84 cross, 83 passaggi corti, 81 passaggi lunghi, 78 effetto. Quando arriva sul fondo per far i cross, riesce abbastanza bene nell'intento. Quindi anche questi tipi di passaggi cross sono abbastanza buoni. Il suo fisico è molto buono, resiste abbastanza bene ai contrasti, non si stanca tanto facilmente ed è aggressivo quanto basta. Sulla carta ha 83 di fisico con 85 resistenza, 83 forza, 80 aggressività. A parer mio ha anche un ottimo colpo di testa, però voglio specificare che il suo colpo di testa, per il mio, è ottimo in fase difensiva, perché le palle alte sono tutte sue, almeno in difesa, però in attacco la cosa cambia. Comunque sulla carta ha 84 di elevazione e 78 precisione di testa, ed è alto 184 cm, e la sua altezza sicuramente influisce in maniera positiva sul suo colpo di testa. La sua fascia di prezzo è di 160-240.000 per PlayStation, ed a parer mio ci sta come fascia, però sicuramente scenderà di prezzo. Riassumendo, pro 4 stelle piede debole che non ho citato e vi dico ora, in pratica riesce a far bene passaggi, cross, anche a volte tiri con il piede debole, il mancino, e quindi l'ho messo tra i pro.
potenza tiro, intercettazioni, contrasto, scivolata, colpo di testa. Contro, messo equilibrio con un punto interrogativo e la visione con una stellina, un asterisco, perché è una piccola pecca. Invece l'equilibrio dipende dalla situazione. Voto è un 8,5. È un'ottima carta, a parer mio può ricoprire diversi ruoli perché è completo sotto molti aspetti. Vi consiglio di provarlo. Dunque ragazzi, la player review di Danilo Second in Form SIF termina qui. Se vi è piaciuta, naturalmente non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, non dimenticate di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook, qui link in descrizione. Dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia.